Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Domenica si vota in una parte d'Italia che per tanti anni è stata considerata una sorta di mito vivente. Sto parlando della Valle d'Aosta, dove si rinnova il Consiglio regionale, si eleggono i 35 consiglieri che appunto lo compongono, in un quadro, in uno scenario politico che si è profondamente trasformato e che potrebbe vedere per la prima volta dal dopoguerra alla guida della regione forze politiche diverse da quelle che tradizionalmente hanno appunto guidato la valle. Ma al di là di questo aspetto, che può essere che faccia parte semplicemente di una trasformazione, di un cambiamento che è in corso in tutto il paese, che colpisce, che arriva anche nelle montagne della Val d'Aosta, ma al di là di questo, quello che probabilmente è accaduto è una lenta, inesorabile trasformazione di quello che era una sorta di piccolo paradiso in una parte invece più ordinaria del territorio nazionale, anzi forse per certi aspetti una trasformazione che ha colto i lati peggiori, i lati meno esaltanti. La cosa che mi sembra importante sottolineare è che per tanto tempo la Valle d'Aosta e la sua forma, diciamo così, istituzionale barra politica, cioè perché poi il sistema istituzionale in questo caso era nato e ricalcato sulle condizioni politiche, sulle forze politiche che sono in campo. Ecco, quella realtà è stata per tanti anni una sorta di punto di riferimento. Chi di voi si ricorda gli esordi, gli inizi dell'esperienza della Lega Nord, ricorderà appunto una sorta di patto federale con l'Unione Valdatene, cioè con la forza politica che per 50 anni ha governato incontrastata la regione, ispirandosi a principi federalisti, a principi autonomisti, così come accadeva appunto nella Lega dei primordi. Sappiamo bene che anche la stessa Lega non è quella di prima ed è diventata una forza sovranista, che è qualcosa di molto lontano dall'impostazione federalista autonomista delle origini, ma accanto a questo si può dire che quel modello, quel mito federalista, quel mito di autonomia in un rapporto di tipo federale con lo Stato centrale, si è lentamente sgretolato e sotto i colpi di che cosa? Sotto i colpi soprattutto del malaffare e della corruzione. Non si contano più le inchieste che hanno coinvolto i responsabili politici valdostani, a cominciare dai grandi padroni, tra virgolette, che hanno governato con più mandati appunto il parlamentino regionale valdostano. E qual è la considerazione che ci viene di fare guardando a queste elezioni valdostane di domenica? Che anche il migliore, la considerazione è questa, che anche il migliore dei sistemi istituzionali, quello che può essere sulla carta il più efficace, quello che risponde di più alle esigenze di un territorio, poi cammina solo e soltanto sulle gambe delle persone. E allora, quanto è importante la qualità della classe politica? È importante molto, moltissimo, forse di più degli stessi marchingegni e meccanismi istituzionali. E quindi la considerazione da fare è che forse è sbagliato ed è inutile mitizzare formule, tecnicismi di tipo costituzionale, perché poi alla fine quello che fa la differenza sono le persone, sono i loro cervelli, i loro cuori, le loro gambe. Se vanno in una certa direzione, i sistemi funzionano, se vanno in un'altra direzione, anche i migliori sistemi cadono e lasciano, come si suol dire, il re nudo. Vedremo i risultati elettorali di domenica e poi magari avremo modo di commentarli nuovamente. Per il momento ci salutiamo, vi auguro un buon weekend e ci diamo appuntamento a lunedì alla stessa ora sulla Voce di Novara.